La cucumella, o se preferite la caffettiera napoletana, forse uno dei metodi più antichi di preparazione del caffè. E adesso prepariamoci un buon caffè. Prima di tutto versiamo l'acqua all'interno della caldaia. Il livello corretto sarà più o meno mezzo centimetro sotto il foro. Ecco fatto, così va benissimo. E adesso mettiamo il caffè all'interno del filtro. È anche molto importante non pressare, infatti se pressiamo o se utilizziamo una macinatura troppo sottile, l'acqua farà molta fatica a passare ed estrarrà anche le sostanze sgradevoli. Il risultato finale sarà un caffè molto amaro. Eccoci, più o meno ci siamo. Chiudiamo il filtro e inseriamolo all'interno della caldaia, facendo molta attenzione a non fare fuoriuscire l'acqua. E adesso avvitiamo il serbatoio, cercando di allineare i due manici. Mettiamo pure la caffettiera sul fuoco e teniamo la fiamma non troppo alta. E adesso non resta altro che aspettare che l'acqua raggiunga il punto di ebollizione. L'acqua sta bollendo. Quindi possiamo togliere la caffettiera dal fuoco e con un gesto molto secco capovolgiamo la caffettiera. Eccola qua. Come vedete, uno zampillo d'acqua è uscito dal foro, ma è perfettamente normale. Adesso voi non lo vedete, però dentro la moka sta succedendo qualcosa di magico. Infatti, grazie solo alla forza di gravità, l'acqua sta passando attraverso il filtro e sta estraendo un caffè molto profumato. Mancano ancora un paio di minuti. Nel frattempo, tazzine. Ho scelto queste tazzine, che vanno bene anche per la moka, perché sono più capienti e questo caffè, che è più profumato, va bevuto un po' più lungo. Il caffè a questo punto è pronto, quindi togliamo la caldaia e il filtro. A questo punto possiamo versarlo direttamente nella tazzina. Eccoci qua. Che profumo! Proprio come un salto indietro nel tempo.